Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Giorgio Gori, le chiedo intanto se condivide le critiche che comunque sono arrivate in modo molto forte dal Partito Democratico, nel Partito Democratico tante voci da Enrico Letta, ma ieri anche dalla neosegretaria Elly Schlein, proprio sul, diciamo così, sull'atteggiamento del governo, come se, qui cito un titolo di un quotidiano, a Crotone naufraga la strategia di Meloni sui migranti, c'è questo tema. Le condivido perché penso che il governo non abbia una strategia sull'immigrazione, non sia riuscito a costruirne una in Europa e nel frattempo rispetto alla gestione degli sbarchi abbia semmai spostato il problema, cioè dai porti chiusi oggi abbiamo i porti itineranti. Il fatto che non ci fossero imbarcazioni di ONG nel mare in questi giorni, secondo me, può aver contribuito alla tragedia di Crotone. C'è stata una criminalizzazione dell'ONG, un'indicazione di queste organizzazioni come fossero una specie di pull factor, cioè un fattore propulsivo delle migrazioni attraverso il Mediterraneo, quando non c'è alcuna evidenza di questo, anzi hanno continuato a crescere nonostante la forte riduzione della circolazione di imbarcazioni di ONG. Quindi c'è una responsabilità del governo. Dico anche che il Partito Democratico, il nuovo Partito Democratico di Elly Schlein, deve a sua volta darsi una strategia che non può essere soltanto ovviamente quella del salvare le vite in mare, che pure è già molta cosa, ma deve affrontare il tema dell'immigrazione in modo più complesso a livello europeo e immaginando una strategia di cooperazione internazionale che aiuti lo sviluppo dei paesi da cui queste persone partono perché non hanno alternativa in buona sostanza, e al tempo stesso affronti il tema dell'immigrazione in relazione ai bisogni del nostro paese, che sono ad un tempo demografici e legati al mercato del lavoro. Cioè io oggi credo che ci sia un grande bisogno di immigrazione legale, positiva per il nostro paese, programmata. E se questo sarà, avremo anche in buona parte, credo, svuotato i flussi spontanei irregolari.